Chi indovina dove siamo? Dai, aspetta, mi arrivo. Questa è più autunnale che primaverile, secondo me. Il tappeto è molto bello. Questo è molto carino con i fiori. Tanto, 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 tantissimo rosa, ragazze. Ma questa è una coperta. Oddio, che bella! Copertissima. Un po' più meno bella. Videocamera man, sì, dopo amore, dai. Dai, dopo mamma ti fa fare anche a te un pochino di cameraman. Carino questo armadio, eh? No, ma volevo vedere però. Volevo vedere cuscini. Ah, questo è quello di prima praticamente. È il copripipino con i fiori. Bellino, eh? Questo è super etnico, ragazzi. A me l'etnico non è mai piaciuto, però se a qualcuno di voi piace, vi dico che da Maison du Monde la trovate il mondo. Cioè, super, super, super etnico. Dimmi, amore. Dimmi che cosa stanno facendo queste scimmie. Arrivo, c'è anche una zebra. Le scimmie, eh? Non parlo, non sento e non vedo. Parecchia gente è così. Andiamo. Io sto cercando un vaso per la pianta grande, la palma che ho a casa, però questo è veramente molto largo sopra. Però l'altezza è bella, ragazze. Qui c'è molto marmo, molto oro. Anche questi libri finti, carini, alla fine sono delle scatole. La poltroncina che è super carina. Fai vedere, amore? Piccolo. Ah sì. Giriamo. Andiamo, dai, andiamo di là. Ma questo è bellissimo. Amore. C'è un po' di neve misto a nordico, misto a boh, misto a ciamacello veramente. Il greenery c'è sempre diverse pareti dedicate insomma a questa cosa qua. Addirittura ci sono anche le piantine, questa è una luce con la gabbietta con le foglie, c'è parecchia roba. C'è qualcosina. Ceste, cestini, parecchio rattan. Fare presente. Ma sarebbe bellino, si guarda. Poi quando bevi si vedono tutte queste curve. Le bottiglie sono molto carine, anche la caraffa. Guarda la caraffa. Ed ecco qua un po' di fiori finti, anche se sono piuttosto pochi. Poi qui c'era un angolino di salvi, ho preso questa qua, carina. Non mi è mai piaciuto l'ananas come simbolo, però rosa così shocking è super carino. Ci sono tante cose in salvo per gli neonati e per la cameretta dei bambini. Rieccomi.
giorni. Allora, io dovevo ritirare un pacco, praticamente non me l'hanno fatto ritirare dentro, dice devi scendere, andare al magazzino, perché l'ora del magazzino, fai il giro, cerca la rampettina, scendi, tutto a posto, ritirato, non so perché si vede così buio, ragazze. Adesso però ce ne andiamo a mangiare. Ragazze, buonasera! Ieri non vi ho più girato niente, mi sembra, vero? Ieri poi siamo stati al cinema, insomma ci siamo un pochino rilassati. Vi volevo far vedere però delle cose. Uno, quello che ho preso poi da Maison du Monde, praticamente una cosa, perché i pacchi che sono andata a ritirare, anzi devo scrivere la mail, cioè vabbè, dopo vi racconto. Però adesso avevo acceso la videocamera per farvi vedere che habemus tandem, e voi siete la causa della mia decisione, perché tutte, praticamente 99,9, hanno votato per non tagliare le tende, non ti permettere, mettile lisce, e ci avete azzeccato, perché il risultato mi piace moltissimo, sono venuto benissimo, poi le tende sono molto belle, e soprattutto io non è che le volevo mettere tagliate perché mi piacevano tagliate, le volevo tagliare perché non volevo impattassero a livello di spazio, che non mi andassero, ok, a stringere, ce la possiamo fare a quest'ora, a stringere lo spazio. Di conseguenza ho detto che faccio, le metto a vetro. E invece praticamente i miei suoceri hanno trovato un sistema con un, ora ve lo faccio vedere, una stecca che è attaccata al vetro ugualmente, quindi non fa per niente spazio. Eccolo lì, volete vedere? Ve lo faccio vedere. Ta-da-da-da. Mi dispiace che in video, ragazze, non rende per niente rispetto a quanto belle sono dal vivo. Come faccio? Dobbiamo provare a accendere la luce? Anche con la luce accesa rende molto. Non so se devo mettere qualche effetto tipo controluce, perché allora questa finestra è enorme, cioè è veramente grandissima, e sono veramente belle. Guardate, allora praticamente c'è il righino. Megan, abbassa un po' il volume. Scusate il casino, c'è Megan con la TV. C'è questo righino che mi piace moltissimo, che vi avevo fatto vedere. E poi il tessuto della tenda è molto bello, molto molto bello. E sotto praticamente mi sono fatta mettere da mia suocera la stecca per tenerle rigide, perché la cosa che io volevo è che non facessero, diciamo, arricci o cose varie. Quindi con questa stecca qui stanno belle belle tirate. E questo è il risultato, non riesco a farvi vedere di meglio. Ok, la stecca in cima, vedete, non si vede proprio, perché praticamente è sotto e ha questo sistema che va incastro sul legno, però sul vetro, quindi da fuori non si vede. Ora si vede un pochino in più tramite la videocamera, ma dal vivo non si nota, e rimangono super lisce. Mi piace molto, ragazzi. Aspettate, vado più indietro. Ora lì c'è il tappeto che l'ho lavato, lo devo posizionare, non ci fate caso. E mi piacciono un sacco. Eccole qua. Che ne dite, ragazze? Fatemi sapere se siete anche voi contenti del risultato. Io tantissimo, perché mi ha moltiplicato lo spazio. Cioè questa parete sembra molto, 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 molto più grande. E soprattutto mi piace perché appunto non impatta. Cioè lo spazio che avevo, perché qui comunque c'ho il tavolo, è rimasto lo stesso. Anzi, lo ha valorizzato. E il righino è una cosa bellissima, perché sembra appunto tipo una di quelle persiane, ora non mi viene il termine, comunque quelle molto molto fighe. Ecco qua, fatemi sapere cosa ne pensate. Top. Per quanto riguarda poi Maison du Monde, ho preso questa, che ho posizionato qui sulla mensolina, ed è super carina, ragazze. E questa ananas, allora ieri vi dicevo da Maison du Monde che a me non piace molto come simbolo l'ananas, perché ora ce ne sono stati tantissimi, no? Ma questa rosa mi è piaciuta un sacco, perché è piccolina, poi è tipo in plastica, ed è carina, dà comunque un tocco di freschezza sia alla cucina, ma io ce la vedrei bene anche in uno studio, per dire. La cosa più carina, che a me non interessava, e che invece poi una volta accesa mi piace un mondo, è questa. Cioè, accesa è super carina. Ora aspettate, qui sembra, faccio un po' più buio, ok, in realtà è più così, non come prima, è proprio fucsia, cioè non è bianca, è troppo carina. E la cosa più bella, ora rialzo la luce se no non vedete niente, la cosa più bella è che praticamente io l'ho pagata, quanto l'ho pagata? 3,99€, 3,50€, anziché tipo 8€. Quindi mi è piaciuta molto. Ora l'ho messa qui per il momento, poi darò una sistematina anche qua su, sulla mia mensolina. Ho aggiunto anche il sacchettino della Duré che abbiamo preso a Parigi l'altra volta, e farò la collezione, mi sa, di questi sacchettini.
E niente, quindi insomma mi piace molto come ci sta. Per quanto riguarda invece le cose che ho comprato online e che ho ritirato, diciamo che sono entrambe non propriamente conformi, nel senso che ho preso un plaid, una coperta che puzza da morire, e non perché è nuova, cioè nel senso c'è una puzza, cioè non voglio dire una brutta parola di che cosa puzza qui sul canale, ma puzza parecchio. E poi ha una macchia ed è rotta, è tipo un po' strappata in un punto, quindi vorrei capire che cosa è successo. E poi ho preso dei soprammobili che invece sono completamente scheggiati. Ora, oggi non ho avuto tempo di scrivere o comunque di mandare una mail, penso che chiamerò domani e cerchiamo di capire un po' che cosa è successo, perché a me Maison du Monde piace molto, però quando fate le consegne a casa, ragazzi, io ce ne ho sempre una, cioè nel senso, ma da anni, io compro da Maison du Monde anche online da quasi 10 anni forse, se non sono 10 sono 8, e sempre non mi è mai arrivato niente di sano a casa, mai. Quindi, però in questo caso non è che si sono danneggiati col trasporto, cioè sono proprio rovinati, quindi voglio capire un attimino di che cosa si è trattato prima di andare in conclusione affrettate. E cos'altro vi volevo dire? Niente, questo, le tende ve l'ho fatte vedere, di Maison du Monde ve l'ho detto, ieri ho comprato poi dei fiori finti molto molto belli, che adesso vi faccio vedere, in un negozio che era un mega magazzino di casalinghi per la casa, e penso sia cinese, perché comunque le persone ci lavoravano dentro erano tutte cinesi, e ho trovato dei fiori bellissimi, tra le altre cose ho preso delle ortensie, ma c'erano delle ortensie ancora più belle di quelle che ho preso io, ma bianche non ce n'erano più, ce n'era solo una ed era anche rovinata, ho chiesto diverse volte, mi ha detto che non ne aveva più, e quelle più belle costavano meno di queste, in realtà probabilmente lo stelo era diverso, era un po' più sottile delle altre. Queste sono molto belle e le ho pagate 4,90 € al pezzo, ora ve le faccio vedere. Poi ho preso anche un mazzolino un po' più piccolo invece sull'azzurro carta da zucchero, ora ve le faccio vedere. Allora, eccole qui ragazzi, queste sono le ortensie e sono praticamente tre, oddio, questa è una, sono molto grandi, non so quanto renda in video, ma è veramente bella grande. Sono fatte bene anche queste, perché altrimenti non le avrei comprate, sono veramente belle, ma le altre avevano la fogliolina un po' più grande e che andava un po' più nel beige, questa è un po' più fresca, quindi un pochino più con quel verdino chiaro all'interno. Ne ho prese 3, 1, 2 e 3, purtroppo non aveva altre, altrimenti ne avrebbe prese almeno 4, e le ho pagate 4,90 € l'uno. Ora sto cercando un bel vaso per metterle e lo stelo è lunghissimo come potete vedere. Poi invece, questo invece è l'altro mazzolino che vi dicevo, super carino, l'ho tagliato perché praticamente erano tutti uniti gli steli, li ho tagliati e ne ho fatto un mazzolino così, e poi ho abbinato con la candelina accanto dello stesso colore praticamente. Mi piace molto il risultato, dà appunto un tocco di primavera in sala. Sto facendo, ragazze, i funghi al pomodoro e alcune di voi mi avevano chiesto quali utilizzassi, perché li sciacquavo, se poi appunto dopo vado a rimetterci l'olio. No, vi spiego subito. Praticamente io sto utilizzando questi, i funghi champignon, questi sono di D'Amico e sono, sono lavorati a fresco, ma soprattutto vanno sgocciolati e sciacquati e poi vanno cucinati come dei funghi freschi, cioè non sono i funghi sott'olio, sono proprio come se fossero dei funghi freschi e quindi vanno appunto sciacquati e sgocciolati, perché appunto qualcuno me l'aveva chiesto. Dopodiché io non faccio altro che mettere un filo d'olio, l'aglio, aggiungere la passata, questa è la ricetta che fa mia mamma, molto semplice e veloce, e metto anche un po' di sale e poi appunto li mangio come contorno. Altra stasera li vorrei aggiungere una focaccia che sto facendo, prosciutto cotto e mozzarella, perché non mi va di mangiare il primo, ho fatto anche la pasta e fagioli, vedete, però non mi va, e quindi niente, questa qui, la passata che ho utilizzato è questa, che è una delle mie preferite, che però qui trovo raramente perché c'era solo l'S lunga, costa molto anche la torrente, e questa è proprio del sud, perché è di Sant'Antonio Abate, è buonissima, però appunto non la trovo mai, quando la trovo costa tanto o comunque la trovo solo all'S lunga. Ultimamente, come avete visto, non sto facendo più la spesa online perché riesco a gestirmi e a farla, insomma. Comunque sono buonissimi e ve li straconsiglio. Ovviamente non usate quelli sott'olio perché non vanno bene per questo scopo. Dopodiché vi porto nella mia lavanderia, che è super incasinata. Guardate qua, che casino, che macello c'è, roba per terra, la lavatrice da fare, quello strapieno. Veramente ho accumulato perché mi sono messa a lavare
a fare tutti i panni che avevo nelle valigie e quindi ho accumulato un po' di roba e ne ho fatte già diverse lavatrici, però ora mi sono accumulate le altre cose. Quindi adesso è arrivato il momento di farle e poi dovrò dare anche una sistematina qua dentro perché non si capisce niente. Per le nuove arrivate ho fatto un tour della mia lavanderia, lo trovate sul canale, Tour Lavanderia, e ancora non siamo arrivati a 1000 mi piace. Cioè, alcune di voi mi stanno chiedendo, Filo, ma quando fai il tour dello studio? E in quel video vi dico che non appena arriviamo a 1000 mi piace vi faccio il tour. Quindi andate a guardarlo, mettete mi piace che vi giro il tour dello studio. Allora, eccola qua, ho fatto tutti i colorati sintetici e poi mi sono lasciata il cotone e i bianchi praticamente tra questa cesta che poi devo trasferire lì e l'altra. Mi sono fatta male il dito, ragazze. Prima sono sbattuta fortissimo. Quindi ora faccio andare questa e poi dopo stasera metto a fare quella con solo cotone. E poi appunto appena finisce questa almeno faccio l'asciugatrice in modo che finisca prima che io vada a letto, perché appena finisce bisogna aprirla, altrimenti poi le cose rimangono un po' umide. Ecco, ora si vedono meglio, ragazze, con questa luce. Mi piacciono un sacco, sono troppo fiera. Che belle sono. Belle, belle. E adesso mi è venuta la capata, non so se si dice in tutta Italia, non penso, ovvero la voglia di modificare anche quelle in sala, che sono semplici, sono veramente delle tende semplicissime bianche, le vorrei fare diverse, però darebbero un tocco molto moderno all'ambiente. E di là lo stile non è moderno, però non è classico, e ha uno stile molto particolare e devo vedere se quello che vorrei metterci potrebbe andarci bene. Voglio fare dei cambiamenti ulteriori per, come si dice, finalizzare il lavoro che ho fatto di là. Fatto il lavorone di là. Poi io sono molto autocritica. Quindi, insomma, non sono mai contenta, ma perché diciamo che spesso ho uno sguardo molto oggettivo anche sulle cose che mi riguardano. E quindi quando si tratta di cose oggettivamente belle o meno, riesco ad essere molto molto focalizzata, insomma. Vabbè, vado a mangiare che è meglio, va. Ragazze, buon pomeriggio. Sembra che ci sia tantissima luce, una bella giornata, invece ancora magembre, niente è cambiato neanche a Firenze. Fatemi sapere nei commenti se dove abitate voi in Italia, ma non penso. Qualcosa è cambiato ed è arrivata la primavera o direttamente l'estate, perché ormai ci sono due stagioni e basta. Comunque, volevo approfittare di questo vlog per rispondere un po' alle tante domande che mi avete fatto nel video su Parigi. Nei video su Parigi, sia su quello insomma dove vi portavo a Parigi con noi, sia su quello delle pulizie insomma della casa a Parigi. Allora ragazze, vi devo dire la verità, ne ho parlato già su Instagram, feci feci una diretta. Ho fatto una diretta domenica dove vi parlavo un pochino di questa questione e non voglio farla molto lunga la storia, come ve l'ho detto lì, ve lo dico anche qua. In realtà lì non vi ho raccontato per bene tutto perché vi ho detto appunto che vi avrei fatto un video dove ve ne avrei parlato, dove comunque vi avrei espresso quello che penso io al riguardo. Allora, per me YouTube è condivisione di intrattenimento, cioè nel senso, forse mi sono spiegata male, è condivisione ed è intrattenimento, nel senso che su YouTube, è giusto a sostituzione della TV
guardare cose che comunque ci facciano passare un po' di tempo in relax, farci svagare, insomma. Quindi questa per me è la prima cosa. Non condivido molto le persone che parlano di cose troppo private, di guai o altro, perché insomma non mi sembra più che altro un mezzo appropriato per farlo. Ora, in tantissime andiamo al punto, mi avete chiesto cose estremamente personali, cioè gente che mi ha scritto, ma avete comprato casa? Addirittura io ho ricevuto mail di gente che non ci può credere a questa cosa, ma non in maniera, come si dice, con affetto, no? Perché comunque mi rendo conto che le ragazze, la maggior parte delle ragazze che mi chiede informazioni rispetto al nostro trasferimento, siano persone che comunque sono affezionate a me come persona, o come personaggio, non lo so, di quello che voi vedete comunque su internet, su YouTube, e siano semplicemente e genuinamente curiosi, no? Di capire cosa succede. Ma ci sono delle persone che non stanno bene con la testa e che addirittura vogliono farti i conti in tasca per capire cosa stia succedendo, perché ti trasferisci, perché puoi andare a Parigi o altro. Cioè, ragazzi, voi dovete stare calmi. Io veramente sono allibita da questo atteggiamento di queste persone che addirittura in privato tramite mail chiedono queste cose. Cioè, non ci siamo proprio. Quindi niente, vi volevo dire semplicemente che non è mia intenzione raccontarvi i particolari delle nostre trasferte barra trasferimenti in giro per il mondo quando ci saranno o ora che ci sono, perché uno sono cose personali e private, ragazze, io non vengo a chiedervi le cose private e personali della vostra vita privata. Riguardo a che lavoro fa vostro marito o che lavoro fate voi nello specifico o se alla casa dove abitate l'avete acquistato, se siete in affitto e cose simili. Sono cose che secondo me non andrebbero neanche chieste. Io anzi sono anche piuttosto sicura che dal vivo voi non me le chiedereste mai. Non capisco perché vi sentite giustificati a farlo dietro a uno schermo con una tastiera. Cioè, io vi chiedo di prendervi il bello di quello che YouTube è il mio canale ad offrirvi, quindi la possibilità di vedere Parigi per chi non c'è stata, di girare la Francia, di vedere video diversi e particolari, magari appunto in un'altra parte del mondo, ma di non stare lì a commentare solo ed esclusivamente riguardo a domande estremamente private e personali, perché prima di tutto certe cose, ragazzi, si capiscono pure, non c'è neanche bisogno che ve le stia a spiegare. Chi non le capisce è perché magari veramente non è mai uscito di casa, non ha mai lavorato o non ha mai avuto a che fare con il mondo esterno, cioè, e voglio dire, è ovvio, no? E poi prendetevi il bello di quello che c'è da offrire, non state a farvi troppe pippe mentali e a voler chiedere cose che per educazione non andrebbero neanche chieste, ma non perché ci sia qualcosa di male nella risposta, attenzione, perché no, io non ho niente da nascondere, anzi. Quando appunto le cose si fanno in maniera lecita, tranquilla e personale, insomma, uno non deve dar conto a nessuno, no? Però, cioè, ma come vi viene in mente di mettervi a fare delle domande? Ma poi una continuazione, ma poi soprattutto, ma se vedete, no? Che io non rispondo a una persona e non rispondo a due e non rispondo a tre, e lo sapete che ai commenti rispondo quasi sempre, quando non ho tempo non lo faccio, però li leggo tutti, a tutti metto un cuoricino, se addirittura non vi metto neanche il cuoricino perché non ne posso più di ricevere sempre la stessa domanda, no? Ma fatevi voi una domanda, datevi una risposta. Se scorrete i commenti e vedete che non ho mai risposto alla domanda di un'altra persona, perché pensate che alla vostra io risponda? Detto giusto? Risponda. Cioè, ragazze, veramente, non a me non va di stare a raccontarvi i fatti nostri, vi ripeto, non c'è niente da nascondere o altro, semplicemente sono cose private. Dici sì, però tu fai il video dove dici che vai a Parigi, di conseguenza a me mi devi raccontare tutto. E perché? Qual è il motivo di dover raccontare tutto? Ricordatevi sempre, e se gli altri YouTuber vi fanno credere cose diverse, non è vero, che su YouTube vedete solo quello che noi YouTuber vogliamo farvi vedere, ok? E io, per esempio, ho deciso di condividere questa cosa, prima di tutto perché comunque ci andrò spessissimo e quindi mi vedrete spessissimo in Francia.
E poi perché mi faceva piacere portarvi con me in un bel posto, in una delle città più belle del mondo, condividere con voi queste cose, portare chi magari non c'è mai stato, perché comunque tramite le mie immagini potrà conoscere una nuova città, condividere le cose belle. Però fatevene una ragione, che i fatti miei non ve li racconterò mai. Qualcuna nella diretta ha anche detto, ma infatti non capisco, cioè si vede che sono persone che non ti seguono da molto tempo, perché andare a chiedere queste cose vuol dire che non ti conoscono. Lo sapete che io sono una persona di base riservata rispetto alle cose private e personali che vanno da mia figlia a quella che è la mia casa, a cose che riguardano il mio lavoro, eccetera. Quindi se e quando avrò voglia di raccontarvi cosa facciamo in Francia, perché siamo a Parigi o perché andiamo in un'altra parte del mondo o perché oggi mi voglio mangiare il gelato, non lo so, è una cosa che farò io. Ci sta anche la domanda, però nel momento in cui vedi che io non rispondo a uno, non rispondo a due, non rispondo a tre, non lo chiedere più, ma anche più per rispetto, non lo so, ditemi anche voi cosa ne pensate nei commenti. Io volevo parlarne in maniera molto tranquilla con voi e dirvi appunto di godervi le cose belle che verranno da questa esperienza, che essendo facendo parte della mia vita e facendo anche YouTube parte della mia vita, condividerò con voi, senza però stare a stressarmi l'anima rispetto al perché c'è la casa, cioè potrei leggervi le cose e tutti i commenti e che vai a fare, e ma ci vai sempre, ma stai lì, ma ragazze, piano piano ci sarà modo poi di parlarne, di vedere. Sicuramente a me, vi ripeto, mi faceva piacere farvi sapere questa cosa. Ci saranno altri video dove magari vi dirò qualcosina in più, dove vedrete qualcosina in più. Per me, anche per me adesso, insomma, è una cosa che è l'inizio, insomma, di questa avventura. Di conseguenza, non mettetevi l'anima in pace. Quando sarà il momento, se sarà il momento, se mai ci sarà un momento, ve ne parlerò io direttamente, senza stare lì, insomma, ad insistere in continuazione rispetto a queste cose, perché poi a me dispiace anche non rispondervi. Però nel momento in cui vedi 10 domande che dicono, 10 commenti che dicono, chiedono tutte la stessa cosa, mi sembra anche ovvio che uno dovrebbe capire. È inutile forse che scrivo per l'ennesima volta lo stesso commento, no? Non lo so. Comunque, detto questo, presto ritorneremo a Parigi, quindi ci saranno tantissimi altri video dedicati a questa bellissima città che, come vi ho detto, mi ha sorpreso tantissimo e mi ha incuriosito molto, infatti non vedo l'ora di tornare. E insomma, avremo modo di condividere altre esperienze insieme. Qualcuno di voi mi ha anche suggerito qualche posticino carino da andare a vedere, a visitare. Continuate a farlo nei commenti perché mi fa molto molto piacere. E adesso continuo a lavorare al PC e noi ci sentiamo dopo. Rieccomi ragazze, praticamente ho continuato ad editare il video che andrà online domani. E niente, visto che mi sono resa conto che il vlog è venuto abbastanza lungo, volevo semplicemente salutarvi, ringraziarvi per essere passate nel mio canale. Presto ci saranno tantissimi altri video, come vedete sto cercando di, insomma, di essere abbastanza presente, e mi raccomando, non dimenticate di lasciarmi un like se il video vi ha tenuto compagnia, di farmi sapere cosa ne pensate di tutto quello che sia delle tende che di tutto quello di cui abbiamo parlato adesso a fine video nei commenti. Benvenute a tutte le nuove iscritte, e per chi non fosse ancora iscritto mi raccomando, iscrivetevi al mio canale qui o qui, insomma metto il pallino per iscriversi, naturalmente è gratuito, e tantissimi nuovi video in arrivo, soprattutto con la bella stagione appena arriva. Io vi mando un bacio grosso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!